Allora, lealtà che significa, Silvio? Cioè, chi è che non è stato leale? Cioè, chi ti ha giudicato non è stato leale, questo vuoi dire? Sì, Allora, qui non c'è un certo. discorso di lealtà. Scusa, però. No, Ma aspetta, se tu gli quanti dai un parliamo? punto, scusa, tu gli dai un punto al finale, no? Per Giacobbe, ok? Un giudice gli dà quattro punti, un giudice gli dà due punti, non capisce un cavolo quello. Quello radiatelo perché ha visto Branco vincitore, come mai? Come mai? Dimmi, mi spiegate perché lui ha visto vincitore Silvio? Qualcuno ha sbagliato, ma qualcuno ha sbagliato, Allora qualcuno ha sbagliato. qualcuno ha sbagliato, ma potrei essere anche io. Perché uno ha visto Ma non vincitore parliamo Silvio, di lealtà, di malafede, eccetera, non parliamo di queste cose, parliamo di incapacità. Può essere io il primo a essere uno dei tre incapace. incapace, Io perché ha visto il vincitore Silvio. numero uno incapace, potrei essere io. Però non parliamo di altre cose perché non ci Ma scusa, sto. sei stato premiato come miglior No, migliorato. giudice. Sì. Tu hai detto sei incapace. Può darsi che mi sono sbagliato, e perché c'è l'infallibilità? Può Io darsi che però io non voglio dire sono. una cosa. No, se mi perdoni, No, adesso. finiamo il discorso e poi Ma non incapace, puoi esserti sbagliato, ma non incapace. Ecco, posso essermi sbagliato? Certo, sì. Appunto, quando Però ho sei sbagliato stato sono stato io. incapace, no? Perché in quel momento sono stato incapace. Però aspetta, questo lo state dicendo voi. Io sono convinto di quello che ho fatto al 100% e sono pronto davanti a tutti a rivedere anche solo l'undicesima ripresa. La vogliamo vedere? L'analizzi te sul tuo punto di vista, l'analizzo io sul mio punto di vista. Probabilmente, sicuramente non coincidono, però ti spiego qual è il mio punto di vista. Se è solo l'undicesima, però questo non è corretto perché, ripeto, nei confronti dei Fracomeni io devo dire perché la quarta l'ho data a Branco? Quando le altre due l'hanno data a Fracomeni, scusa, eppure questo dobbiamo metterci nel giudizio. Io l'ho data a Branco, dice perché? Allora tu hai sbagliato, perché l'altre due l'hanno data a Fracomeni. No, io ho visto un Branco nei primi round, poi superiore. L'ho visto, non l'ho visto, l'ho visto. Oh, io, Scusa, per mettere d'accordo queste cose, come No, non bisogna sto fare? mettendo Noi d'accordo singoli. Impegniamo, posso? come giustamente tu vuoi fare, il discorso. Cerchiamo di raggiungere lo scopo. No, è un attimo, cosa significa come giustamente tu vuoi fare? Perché a me poi tante cose non mi stupono. Che cosa voleva dire, scusi? Non lo so, No, me l'ha detto, credo che lei, io non le posso dire quello che le stia sta pensando. perorando una giusta causa e quindi secondo la sua opinione è giusto che lo faccia. Però, secondo me, imperniare questa conferenza sul fatto che un giudice abbia visto un punto da una parte, non credo che ci porti da qualche parte, perché comunque il risultato è, non essendoci un errore eclatante dal punto di vista tecnico, non è che l'arbitro si è sbagliato a dedurre due punti invece che dedurli, cioè situazioni del genere non si sono verificate. Allora, io quello che vorrei capire, almeno come rappresentante della Commissione, la tua richiesta effettivamente qual è? Perché al momento io ho parlato con te dopo il match, ho parlato con Giacobbe, ci siamo rivisitati anche diciamo, mentalmente il match, devo dire che dal punto di vista anche tranquillità morale, eccetera, parlando sia con te che con tua figlia, mi ha fatto molto piacere questa cosa, no? Non è che ce ne avessi bisogno perché ti conosco, però in effetti io, come rappresentante del WC, vorrei capire esattamente qual è la tua richiesta finale, al di là del fatto, ripeto, signora, giustamente, ma dal suo punto di vista, che tu ci hai convocato qua per dire che ti senti vincitore della. Però quella situazione, Non si può Silvio, cambiare. tale resta. Parliamoci di. No, mi sento defraudato di un qualcosa, ma una cosa così diversa. Nel senso, guardi, le dico, vede, io non credo che mio marito abbia bisogno di veramente di tanta pubblicità, perché potrebbe chiudere la carriera oggi o decidere domani di chiuderla e ha dato tanto sia a se stesso che agli altri e al pugilato stesso. Io dico questo, che la ringrazio del supporto, fermo restando tutto questo, però è un dato di fatto che il primo match l'abbia vinto per un punto, due punti, tre punti,
questo siamo però tutti d'accordo. Mi faccia finire nel sillogismo perché sennò non si arriva a nulla. No? Ecco. Il secondo ci può anche stare il pari. Nessuno si lamentava del fatto che. Tanto è vero che la prima volta è stato palese la sua vittoria. Ho capito, signore. Ma gli è stato dato un pari. Questa volta non è stata palese la sua, voglio dire, il fatto che avesse perso. No, però non possiamo tutti alzare le mani e dire va bene, questo è un giudizio che io non posso dare, questo... Allora lei che cosa ci sta a fare come supervisore della WBC? No, vabbè, questa è una sua valutazione, però... Sì, certo, cara mia, infatti se mi può rispondere. Però dico, la parte del primo match è stata in qualche modo... archiviata con la rivincita, perché se lei mi riporta io le posso dire che pure io ho visto e l'ho detto a cena, pure ha parlato con Maurizio Sulaiman, però che cambia questo? Può cambiare lo stato delle cose questo? No, cioè andare a parlare adesso, io vorrei solamente dire, lei in qualche modo sottolinea pure degli aspetti che riguardano la mia posizione che vorrei dire, potrebbero pure essere in qualche modo interpretati diversamente, però la domanda che faccio a Silvio, la tua richiesta ufficiale, è un match, è palese questo, ma la devi in qualche modo ufficializzare, certo, la dobbiamo cristallizzare, certamente, certo che la ufficializzare, è chiaro che io considero lecito esternare dal punto di vista tecnico, morale e di come si sente adesso quella che è stata la sua prestazione nei due match e soprattutto il risultato finale. Questo per me è lecito, lo comprendo, però io, il mio consiglio qual è? È quello di arrivare alla conclusione di questi due match e formalizzare in maniera definitiva